Buonasera a tutti, buon sabato sera a tutti qui a Salso Maggiore e a coloro che ci seguono in questo momento nelle loro case. Salso Maggiore Terme, terme della salute, terme della bellezza, sia per le cure che si possono fare qui, sia per quello che sta per accadere, che accadrà questa sera. Si conclude infatti qui in Piazza del Popolo a Salso Maggiore Terme con il patrocinio dell'OMSA, la 49esima edizione del concorso di Miss Italia, di cui anche in questi giorni sulle pagine dei giornali si è tanto parlato, si è tanto discusso. Sono arrivate, se avete letto queste notizie, da tutta Italia qui 120 candidate provenienti da varie selezioni, sopraselezioni, escluse, ammesse, polemiche, cose, una cosa molto viva questa selezione in tutta Italia. Ne sono state selezionate qui a Salso Maggiore 62. E adesso, proprio per cominciare, andiamo a presentarvi, prima di raccontare la grande novità di quest'anno, che probabilmente avrete sentito negli spot dal vivo che abbiamo fatto le serie precedenti. C'è un po' di vento, sarà una serata viva, piena di natura, oltre che di bellezza femminile. Cominciamo a presentare le Miss che sono candidate a diventare Miss Italia. Prego ragazze, venite. Nel frattempo, mentre le vediamo scendere, io mi tolgo di fronte a questa tanta giovane bellezza, voglio raccontarvi qual è la novità. È l'88, lo sappiamo per chi segue le cronache anche politiche e estere, è l'anno della glasnost, cioè la trasparenza, e abbiamo arricchito il nostro vocabolario di un termine in più. La trasparenza e quest'anno riguarda anche Salso Maggiore. Infatti non ci sarà più un verdetto segreto compilato in segreto in disparte da una giuria segreta, anche in qualche caso, che poi dà adito a discussioni, a polemiche di seguito. Ed ora volevo fare due chiacchiere prima di andare avanti e di scoprire anche un pochettino. Ah, sono già pronte le prime 24 selezionate. Allora, due chiacchiere veloci con Steven Seagal, che il microfono adesso non serve comunque. Che è un attore molto apprezzato negli Stati Uniti, adesso anche in Europa e molto anche in Italia, per il film Nico, di cui non solo è il protagonista, ma è anche il produttore e lo scrittore, cioè se l'è scritto da solo. Ha accettato con entusiasmo di partecipare ad un concorso di bellezza come Miss Italia. Perché? Non gliela traduco, perché gliel'ho tradotta già prima la domanda. Why you are here? Mi piace la moda Italia. E la moda italiana. E la... Anche le ragazze. E la donna, sì. Ecco, vedete, parla anche un po' di italiano. A lui piace la donna, piacciono le belle donne. Tanto è vero che casualmente, posso dirlo? May I say it? Yes. Lui è sposato con una delle donne più belle del mondo, cioè con Kelly LeBrock. Complimenti per la scelta. Grazie sergente Nico della squadra di Chicago. Come ecco va. Ed ora una domanda velocissima al professor Mariannini, peccato essere così veloci. Lo staremo. Tenografico. La moda e la bellezza sono state da sempre uno dei suoi campi di specializzazione. In certo modo. Vista questa diretta e visto questo interesse che suscita Miss Italia, secondo lei oggi l'effimero ha una sua rivalutazione? Direi di sì, l'effimero è in salita, ma in questo caso Miss Italia non è totalmente effimero. L'effimero è questa buccia vellutata, come la pesca,
e dentro però c'è la donna, con questi succhi profondi, con questi spiriti vitali che manovrano il mondo in fondo, perché se non ci fosse la donna, che come lei sa storicamente è stata inventata da Mirliani, prima non c'era, che è l'organizzatore di Miss Italia, sì. È stato un genio Mirliani per questa cosa, che pare poco, ma insomma va, funziona. Buonasera, buonasera a tutti. Buonasera ragazze, permesso, grazie. Buonasera. Buonasera, ben ritrovati e benvenuti alla serata finale della 52esima edizione di Miss Italia. Eccole qua le nostre 60 finaliste schierate all'interno del Palazzo dello Sport, del nuovo Palazzo dello Sport di Salso Maggiore Terme. Devo dire che l'assessorato al turismo della regione Emilia-Romagna e le terme hanno trovato uno slogan che dà un'immagine nuova a Salso Maggiore e alle altre stazioni termali e le avvicina a Miss Italia. Terme, salute e bellezza. Siamo qui, prego, dentro al palazzetto dello sport di Salso Maggiore Terme e stiamo per cominciare appunto questa serata finale, piena di eventi, piena di personaggi. Tra l'altro avremo una grandissima anteprima musicale e verrà a trovarci proprio per l'importante occasione e proprio perché è appena uscito il suo ultimo lavoro, Lucio Dalla, ed è una anteprima della quale naturalmente andiamo fieri. E è stata una giornata piena di attesa e piena di colpi di scena, ne avrete sentito qualcuno al telegiornale. Magari cercheremo di parlarne tra poco, e qui ogni giorno si formano capannelli di persone che discutono di tutto quello che avviene nel dietro le quinte di Miss Italia, però poi quando siamo su questo palcoscenico quello che conta è la gara e sono i commenti su quello che sta accadendo durante la gara. Visto che ci sei, una domanda la possiamo fare. Fabrizio Frizzi, ieri sera la trasmissione credo che sia andata molto bene. Sì, è stata una bella apertura, la serata è piaciuta a tutti, è stata naturalmente una serata per me delicata perché insomma quando si parte con un'avventura del genere c'è sempre la paura di non essere più capaci. E all'inizio ero un po' imballato, a dire il vero, e poi però mi sono ritrovato a mio agio, insomma credo che tutto sia andato bene. E dopo cosa è successo? Perché ti sei un po' sciolto su... No, beh, perché poi si riprendono le misure, insomma ci si rimette a proprio agio e mi pare che i momenti di moda fossero molto belli, particolarmente curati, insomma diciamo che come ha detto una giornalista ieri sera, quando c'è tanto lavoro alle spalle poi i risultati si vedono e quindi mi dispiace per le ragazze che sono uscite, ma magari domani alcune di loro potranno rientrare con questa novità del recupero. Abbiamo visto che hai messo subito a suo agio Alessandra Meloni, che come prima volta conduceva, e tu hai cercato di rassicurarla. Sì, ma secondo me è stata brava, naturalmente intimidita, ma insomma, se sono intimidito io all'inizio di una serata del genere, avendo già alle spalle una certa esperienza, è naturale che una ragazza che non ha mai fatto questo tipo di lavoro e che lo fa principalmente per divertimento, perché non credo che Alessandra voglia fare la conduttrice televisiva, o almeno fino ad oggi non ci aveva pensato, beh, è stato per lei un ottimo esordio. C'era ospite anche Carlo Conti, per l'anno prossimo per Miss Italia nel Mondo si parla del tuo nome o di quello di Carlo Conti? Sì, ma io non è che non ho più fatto Miss Italia nel Mondo, che come saprai ho iniziato e l'ho fatta per 3 anni. Non è che non l'ho fatta perché non mi interessasse più, ma perché Miss Italia come concorso è cresciuto. I primi anni avevano una serata ciascuna, quindi a una distanza di una settimana si poteva fare. Quando poi Miss Italia è diventato di 2 serate, poi di 3, io non ho il tempo né la
come dire, la presunzione di fare bene troppe cose, quindi a una ho dovuto rinunciare, ho rinunciato a quella. È naturale che se Miss Italia nel mondo fosse realizzata in un altro mese dell'anno, cioè a distanza da Miss Italia, potrei tranquillamente rifarla, ma non contro qualcun altro. Se me lo chiedono la farei volentieri. Se invece fosse abbinata in sinergia con Miss Italia, come è stato in questi ultimi anni, allora credo che Carlo Conti possa essere un bravissimo conduttore. Poi lui segue Miss Italia già da anni, quindi si troverebbe sicuramente a proprio agio. Allora in bocca al lupo per venerdì e per sabato. Crepi il lupo. Sabato notte a luna facciamo un festeggiamento. Ci ritroviamo allora. Ciao, ciao, arrivederci. Benvenuti alla serata finale di Miss Italia 1998, naturalmente dal palazzetto dello sport di Salso Maggiore Terme, che insieme alla vicina Tabiano dispone degli stabilimenti termali più grandi d'Europa. Siamo nel cuore dell'Emilia Romagna, terra di cultura, di divertimento e di squisita tradizione gastronomica, che anche quest'anno ha accolto con calore e cordialità le 100 bellissime ragazze pronte a contendersi lo scettro e la corona di Miss Italia 1998. E allora cominciamo! Buonasera, buonasera a tutti, benvenuti alla serata finale di Miss Italia 1998. Allora, ragazze, buonasera a voi. Come va? Eh? Emozionate? Immagino di sì. Beh, fin da questo momento l'applauso, che è stato un po' tiepido perché sono tutti anche un po' coinvolti nell'emozione di questa serata, l'applauso caldo e affettuoso del pubblico del palazzetto dello sport, eccolo, lo sentite sicuramente, vi riscalderà fin dall'inizio in vista di questa serata nella quale dovete avere grinta, nervi saldi e soprattutto dovete essere pronti a sfoderare il vostro miglior sorriso, quello più naturale se possibile, perché siete in vista di un traguardo, una di voi questa sera diventerà la nuova Miss Italia. In bocca al lupo e tanto ci sarà modo poi di vivere insieme le più belle emozioni di questa serata. Un abbraccio e un applauso anche alle 40 ragazze, quasi tutte sono qui questa sera perché una ragazza si è dovuta ritirare, speriamo però di ritrovarla più tardi. Sono qui e parteciperanno a pieno titolo allo spettacolo con i movimenti coreografici, i balletti, le canzoni, la sigla, insomma parte integrante di questa edizione di Miss Italia. Sarà una grande festa non solo per voi che siete qui al Palazzetto dello Sport di Salso Maggiore, ma anche per tutti voi a casa e per coloro che grazie a Rai International seguiranno questo evento da ogni parte del mondo. Allora, tutto è pronto, l'atmosfera qui è incandescente anche perché fra poco entrerà una giuria davvero straordinaria. A questo punto vedo quasi irriconoscibile la nostra Dani Mendes. Ciao, buonasera. Ho uno scoop, Fabrizio. Aspetta, aspetta, diciamo che... aspetta, c'è ancora una ragazza, vieni, vieni, vieni qui. Vieni, vieni un po' più in là, vieni un po' più in là perché qui abbiamo una ragazza ancora... Ha visto campo, una tra... cosa simpatica sì. Stasera, simpatia così. Molto ti dona molto questo nuovo. Senti, comunque ti volevo dire, ho uno scoop strepitoso. In quanto inviata della Gazzetta di Miss Italia? Beh, certo. Fatto dei. Ci hanno sorpreso insieme, guarda. Aspetta. Ma questo. Ma questo è un autoscoop, te lo sei fatto da sola questo scoop, no, scusa. No. Ma. Scusa, fammi guardare bene, scusate, abbiate pazienza. Ma questo è un fotomontaggio, scusa, si vede proprio chiaramente. Due pezzi diversi di automobile, guarda, è carini? un po' maldestro come fotomontaggio. Ne ho visti altri. Sì? Sì. Ti lascio. Ecco. Va bene, portaci notizie del concorso, mi raccomando. Grazie Danny. Raggiungo Adriano Grolli, sindaco di Salso Maggiore Terme. Allora, signor sindaco, ho il piacere di rivederla dopo un anno. Che cosa è successo nel frattempo qui a Salso Maggiore Terme? Beh, noi continuiamo a dare salute e benessere, come succede da 150 anni, organizzandoci con un nuovo impegno del Comune a competere in Europa ed affermarci come primo polo termale. È un traguardo ambizioso, ma è alla nostra portata, perché tutti i cittadini vogliono conseguirlo. Certamente fanno meno fatica
in questi giorni nei quali hanno potuto gioire delle più belle ragazze d'Italia. Anche per questo ringrazio il concorso di Miss Italia che ci ha di nuovo scelto come città teatro dell'evento. Grazie al sindaco Adriano Grolli. Ed ora rimettiamoci in marcia verso il traguardo della nostra gara. Lo stop è stato dato, vedo che fremono i signori lassù per fare i conteggi. Ringraziamo la giuria, credo che tutti qua possiamo fare un applauso a questi giurati bravi, simpatici, gentili, che hanno trattato con grande rispetto le ragazze e anche con affetto, direi, anche se poi ci sta nelle norme, nelle regole di un concorso di purtroppo dover scegliere qualcuno e scontentare qualcun altro, ma lo hanno fatto con grande garbo. Comunque chiediamo al presidente Dino Risi di avvicinarsi, perché sarà lui poi a mettere la corona, così come la signora Deneve, se vuole avvicinarsi per complimentarsi con la vincitrice, si potete mettere alla sinistra delle ragazze, così come Claudia Trieste, che darà lo scettro. Grazie presidente, se è emozionato anche il presidente. Ecco qua. Abbiamo intanto la terza classificata, grazie l'emozione alle stelle, devo dire anche per quanto mi riguarda, grazie Alberta. Allora, grazie tanto. Le ragazze sono in attesa, c'è nel palazzetto dello sport un'atmosfera che soltanto in questi momenti c'è ed è irripetibile, emozione che si sente nell'aria. Allora, daremo adesso la comunicazione della ragazza classificata al terzo posto. Attenzione. Allora, terza classificata è la numero 62, Chiara Tribuzio. Chiara, prenditi l'applauso, te lo meriti tutto. Terza classificata ancora, ancora grazie. Complimenti. E adesso siamo all'ultimo momento, la prossima comunicazione riguarderà il nome di Miss Italia. Fateci capire soltanto quanto manca, così noi... Quanto manca? Poco? Allora avvicinate per cortesia la corona, arriva Fabiola con la corona e con la fascia, nonché lo scettro. Corona per il presidente, fascia per la madrina, se possiamo dire così, del concorso Catherine Deneuve, grande onore averla qui questa sera, ancora grazie. E Claudia Trieste infine darà lo scettro per ultima, consegnando in qualche modo un testimone da reginetta a reginetta. Siamo quasi nei tempi, mancano i pochi... È questa, attenzione! Eccola qua, abbiamo la busta, grazie Alberta, grazie. È arrivata la busta con il risultato finale. Anche Enzo Mirigliani, vogliamo qui, bello che Mirigliani si schiera sempre con le ragazze. Enzo Mirigliani naturalmente deve essere qui. Patron è emozionato, incredibile, come fosse la prima volta, e per lui invece è la 40ª consecutiva. Allora, siamo pronti, diamo il risultato finale. Attenzione, la prima classificata, e cioè Miss Italia 1998, è Buoni, è la numero 20, Gloria Bellicchi. La numero 20, Gloria Bellicchi, è Miss Italia 1998. E ora possiamo dirlo, la rappresentante di Salso Maggiore, la ragazza nata qui nelle vie che dal 1960 ospita il concorso di Miss Italia, vince il concorso con grande clamore, grande sorpresa e tifo alle stelle, visto che comunque, sia pure involontariamente, giocava in casa.
non è mica colpa sua. Che ci dobbiamo fare? Felice, Gloria, fermi tutti, dobbiamo, adesso era giusto festeggiarla. Gloria si emoziona e prima di un commento dobbiamo incoronarla. Prego il presidente Di Norisi di incoronare la nuova Miss Italia. Siccome microfono giallo, grazie. Mi è sembrato bellissimo che le compagne, questa festa che hanno fatto le compagne che non sono riuscite a vincere, intorno alla loro amica. Ma siccome è un concorso di ragazze, io vorrei che a incoronare la vincitrice fosse Catherine Deneuve. Mi sembra molto più giusto, no? Concorso di donne, e Catherine ti va a posare sur la tête de la fille qui a gagné. C'est moi qui la mets? Fais tout, si. Ed ecco Catherine Deneuve in corona, regina della bellezza per il 1998, Gloria Bellitti. La numero 20. Le consegna questo bellissimo premio, questa bellissima collana, un premio fantastico per Gloria. Le mette anche la fascia, ecco Claudio Trieste che le fa i complimenti e passa le consegne. E infine la fascia, ecco la fascia, la Claudia, vuoi mettere la fascia? Grazie. Ecco qua, e così è l'ultimo momento dell'incoronazione. Per quanto riguarda i commenti, le battute, le interviste, sentiremo la voce della vincitrice tra pochi istanti in Miss Italia Notte. Ci ricolleghiamo qui e staremo insieme per commenti con tutti coloro che vorranno rimanere, ma soprattutto con la nuova Miss Italia. Complimenti, ci ritroviamo tra poco. Per quanto riguarda Miss Italia, ci ritroveremo l'anno prossimo, penso proprio qui a Salso Maggiore Terme, come tradizione ormai da tanti anni. Grazie, a più tardi per Miss Italia Notte. Grazie a tutti. Sta per cominciare la serata finale di Miss Italia 1999, naturalmente in diretta dal palazzetto dello sport di Salso Maggiore Terme, la città che insieme alla vicina Tabiano dispone degli stabilimenti termali più grandi d'Europa. Siamo qui nel cuore dell'Emilia Romagna, dove sono di casa la cultura, il divertimento e la squisita tradizione gastronomica. Una terra che anche quest'anno ha accolto con grande cordialità 100 bellissime ragazze, pronte a contendersi lo scettro e la corona di Miss Italia 1999. E allora cominciamo! Buonasera, buonasera a tutti! Dal palazzetto dello sport di Salso Maggiore Terme, benvenuti alla serata finale di Miss Italia 1999. Già suonano le trombe del pubblico per tutti noi, per darci lo sprone e la forza di affrontare questa serata così delicata, soprattutto per le nostre ragazze. Ed è a loro che vorrei, voi che siete qui nel palazzetto dello sport, faceste l'applauso più affettuoso, più caldo. Ragazze, questo è per voi. Per le 60 finaliste. Buona serata anche a voi ragazze, come va? Bene, bene, vediamo un po'. Abbastanza bene. Ringrazio anche le ragazze che ormai da ieri sera sono fuori gara, ma sono rimaste con noi. Partecipano,
li vedrete anche nei movimenti coreografici del grande spettacolo di questa sera, e chissà, se vorranno potranno partecipare anche ai momenti di dibattito spero affettuoso, di commento di queste giornate a Salso Maggiore. Non avrei potuto far di meglio, purtroppo, quindi bene così. Bene così. Ci ha dato a volte. No, direi sicuramente sempre. Grazie per averci fatto rivivere in certi momenti. A più tardi, grazie. Ecco che sta arrivando. Vediamo se riusciamo a parlare con lo sceicco del sultano, che è venuto qui per comprare la vincitrice di Miss Italia. Offre 20 milioni di dollari, un pozzo di petrolio e 30 cammelli. Vediamo se è possibile. Scusi, è possibile? Volevo parlare un attimo col... Non siamo riusciti... Scusi, direttore, dobbiamo... Direttore, un attimo... Ci hanno fatto entrare. Ha paura degli orologi. Allora vediamo un attimo, cogliamo a caldo qualche sensazione. È arrivato questo sceicco, noi avevamo avuto la notizia dalla Gazzetta di Parma, dalla Libertà di Piacenza. Sembra sia venuto qui per acquistare la vincitrice di Miss Italia. Acquistare, ha un harem, la loro legione permette queste cose, e vorrebbe comprare insomma la vincitrice di Miss Italia offrendo 20 milioni di dollari, sono 40 milioni, esatto, un pozzo di petrolio e 30 cammelli. Se lei avesse una figlia, voglio dire, che direbbe? Noi siamo dell'idea che petrolio fa rima con amore. Eh sì, magari si può innamorare, c'è l'amore, ci sono, potrebbe anche andare bene. Cioè, se fosse amore lei darebbe l'assenso? Sì, sicuramente, poi c'è l'amore, i cammelli, il petrolio. Ce n'è uno che non è d'accordo, che non venderebbe mai sua figlia. Lei mai? Mai. La bellezza italiana non ha prezzo, immagini poi di mia figlia. Sì, ma 20 milioni di dollari, signore. Si può anche vivere. I soldi non vanno alla felicità. Come? I soldi non vanno alla felicità. Però c'è anche un pozzo di petrolio. E poi ci sono i cammelli, soprattutto. Facciamo il riscaldamento per l'inverno. Sono cose ben diverse. Soldi amore. Io ci ho buttato. Ah, eccolo. Forse ci hanno dato l'assenso, è arrivato. Forse siamo riusciti. Eccolo, è lassù, eccolo. Se riusciamo a vederlo, una reca. Ho un'altra notizia da darti. Adesso arrivo, Sì, dimmi. Ho sentito che c'è un sultano dietro le quinte, ho sentito parlare di sultani. C'è un sultano dietro le quinte? Abbiamo filmato l'arrivo di uno sceicco che è venuto qui per cercare di maritarsi, di sposarsi. Me l'hanno detto un sacco di persone. Ecco, la vincitrice. Offrirebbe insomma 20 milioni di dollari 20. E un pozzo di petrolio. Ma chi? Alla vincitrice o a Mirigliani? No, non si sa. Comunque li offre. Che cosa puoi dire tu a questo sceicco? In che lingua glielo devo dire? Ma quello spero. Che vuoi. Vabbè. Moscenta, cioè, il bolognese lo parlerà, non lo so. Ma se i sceicchi parlano anche bolognese. Che diciamo, sceicco, secondo me deve alzare un po', alza un po' il prezzo. Alza il prezzo, perché Mirigliani non la vende. Cercato di farmi spiegare. Ci siamo, grazie, sì. In bocca al lupo. Arrivederci. Come ci siamo? Arrivederci. Intanto saluto tutte le ragazze, mi guardo tutte negli occhi, faccio una panoramica, primo piano. Sono contento di vedervi abbastanza fresche nonostante la nottata, penso che l'abbiate fatta in bianco più o meno tutte, serene, questa è una bellissima cosa. E, insomma, vuol dire che abbiamo lavorato tanto, ma è stata una bella esperienza, vi si legge in faccia.
Lei è ancora più stanca di noi, avrà fatto servizi fotografici, come sei in gran forma anche tu. Complimenti, in bocca al lupo. Io penso che vi dirò poche cose perché arrivo alla fine di questa manifestazione ogni anno completamente distrutto e quindi privo di filtri. Potrei dire qualunque cosa questa mattina. Per cui mi limiterò a dire che sono contento di come è andata. Vi ringrazio ragazze per la fiducia che mi avete dato, che ci avete dato. È stato importante lavorare sentendosi in sintonia con voi. Spero che vi siate sentite rispettate, noi ce l'abbiamo messa tutta e siamo contenti. Non... Sì, gli ascolti per noi sono importanti perché il nostro lavoro è fatto anche di questo. Ma io sono contento perché abbiamo lavorato bene al 99% di quello che ci aspettavamo. Quindi è un bel modo di, come dire, di mettere un punto esclamativo. Per me è la 14ª volta e vi sarete accorti che non ho dato nulla per scontato, cioè non è un'abitudine per me partecipare a questo concorso. L'ho fatto con la gioia e l'entusiasmo della prima volta, ma certamente con la competenza e la professionalità di chi poi ha sedimentato l'esperienza. Io ringrazio davvero tutti, ma in particolar modo Enzo Mirigliani, e non è un ringraziamento formale, perché al di là dell'affetto che ha Paolo De Andrés nei miei confronti e che io ricambio da tanto tempo, se Enzo non si fosse un po' impuntato io quest'anno non avrei fatto questa esperienza, quindi lo ringrazio di cuore, mi ha ricambiato in questa maniera 13 anni di impegno, di estati saltate o passate al telefono e di dedizione alla sua creatura che poi è diventata un po' anche mia, almeno per la parte televisiva. Ringrazio tanto gli autori perché sono la parte della squadra con la quale io ho il maggiore rapporto e che hanno lavorato in maniera splendida dandomi esattamente quello che io mi aspettavo da loro e qualche volta anche di più, in particolar modo Claudio Fasulo, che per un po' di vergogna, in quanto siamo anche parenti, io saluto sempre come se fosse uno sconosciuto, ma invece è una persona sulla quale ho basato 10 anni di carriera e dopo 10 anni questo sodalizio, diciamo, non è che si interrompe, ma insomma lui va a fare delle cose importanti con Panariello, con Fiorello, quindi gli faccio un grande in bocca al lupo e spero di ritrovarlo in un'altra nuova fase della nostra vita, della nostra carriera. No, la vita, essendo amici da 40 anni, non continueremo a esserlo per i prossimi 60, ma sul lavoro speriamo di ritrovarci prestissimo. Detto questo, ringrazio anche la RAI e ieri sera mi ha fatto effetto... che la moglie di un giornalista di Canale 5 mi ha detto mi fa un autografo anche se mio marito è della concorrenza, e io gli ho detto fino a domattina, perché scadendo il contratto da oggi suo marito non è più della concorrenza, una battuta naturalmente. In ogni caso ringrazio la RAI, io nonostante appunto mi sia scaduto il contratto, ed è una cosa insolita per me da 13 anni qua, mantengo una fetta di cuore riservata a questa azienda alla quale devo molto, quindi ringrazio ancora una volta, spero non sia l'ultima, tutti i grandi professionisti che lavorano in questa azienda e spero che ci sia un futuro anche lontano, non importa che sia immediato, per continuare a procedere insieme, visto che in 13 anni di prime serate abbiamo fatto più di 300 prime serate, tutte di grande soddisfazione. Speriamo che ci sia ancora un gioco di squadra con questa azienda. Quindi grazie a tutti, un abbraccio a voi ragazze. Vi porterò nel cuore come Enzo Mirigliani e negli occhi. E vi devo dire che per quanto io sia felice per Daniela, per me siete tutte Miss Italia. Vi abbraccio tutte, grazie. Allora, Daniela. Paolo. Buonasera. 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 Buonasera, dottor Grilli. Buonasera, dottor Frizzi. Come va? Come va? Bene. Bene. Senti, vedo il taglio tattico. C'è stato qualche. Ho copiato Grilli. Salve, salve. Ma signora. Gli auguri l'hai fatti alla, certo, saga del Fasulo. Io sono stato il primo stanotte a fare gli auguri.
Sono un fasularo da sempre. Un suo fasulo fans? Io sono un fans fasulo, quindi da sempre. Sono il fondatore del club fasulo. Senti, Carlo Conti ha detto che sei il più bravo di tutti e che non ti toglierà mai nessuno da Miss Italia. L'ha detto in conferenza stampa. Beh, diciamo che è un augurio molto simpatico fatto da un bravo collega e anche da un buonissimo amico. Speriamo che ognuno di noi abbia le sue soddisfazioni. Però, insomma, è stato anche troppo generoso. In bocca al lupo. Crepi il lupo. Crepi il lupo. Ciao, 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 Piero, ciao. Ciao. Salso Maggiore e Tabiano Terme, i centri termali più frequentati d'Europa. Una terra di arte e cultura, ospitale, piacevole e rilassante. Salso Maggiore e Tabiano Terme, per una vacanza di salute, benessere e relax. Buonasera, buonasera a tutti, l'applauso affettuoso, più affettuoso vi giunge, non è più affettuoso, vi giunge da Salso Maggiore Terme. Inizia qui la serata finale di Miss Italia 2002. C'è tanta emozione, c'è tanta tensione, finalmente questa sera tra le nostre 60 finaliste scopriremo qual è la nuova Miss Italia. Lo scopriremo insieme, ma anche perché sarete voi insieme alla giuria tradizionale del Palazzetto dello Sport a stabilire chi dovrà esserlo. Quindi siete tutti coinvolti, siamo tutti coinvolti, sarà un grande gioco con grandi momenti di spettacolo. Adesso stiamo andando verso il finale, però visto che qui si parla del bello in termini fisici, in termini di salute, di bellezza, volevo chiedervi, il vostro matrimonio è una cosa bella. Qual è il segreto della durata del vostro matrimonio? Il segreto è che siamo microfono. Non c'è microfono, eccolo. Siamo, diciamo, complementari, organicamente proprio, ma nel senso degli organi. Cioè in due abbiamo tre polmoni e tre reni in due, però distribuiti bene, cioè lei che ha un solo polmone però ha due reni. Io che ho un solo reno, due polmoni, e questo sempre per tornare al discorso cervello è uno in due, ma insomma eccezionale. Adesso avrete tutti la dimostrazione di come lui si preoccupa di me. Io ho un polmone tre quarti. Lo so, ma io per giocare, insomma, mi riusciva meglio la battuta. Eccezionali. Beh, questo era il loro modo per spingerci a ricordare quel francobollo di cui abbiamo parlato all'inizio, che è un simbolo importante, un simbolo che favorisce un momento di riflessione sull'importanza della prevenzione. Grazie anche per questo a Raimondo e a Sandra. Grazie per la vostra presenza che ha reso ancora più preziosa la nostra serata e che tra l'altro ci avete fatto sorridere tutta la sera, quindi straordinari. Volevo dirti una cosa, forse non gliene fregherà niente a nessuno, ma lo sai che sei bravo? Che carina, grazie, grazie Sandra, ti ringrazio tanto. Ed è anche in arrivo il lieto fine della nostra fiction sulla bellezza. Dunque praticamente lui, no, incontra lei e le dice: ma quanto sei bella. E lei che lo guarda negli occhi gli dice: ma tu forse pensi che... Adesso comincia, Bentornati in diretta da Salso Maggiore e Tabiano Terme, due località famose in tutto il mondo per la proprietà delle acque e per le cure termali. Insomma, Salso Maggiore e Tabiano, viene chi vuol sentirsi bene e piacersi di più. Allora, naturalmente in chiave di consuntivo ci sono i ringraziamenti. Io dovrei ripetere gli stessi che ha fatto De Andreis, e quindi grazie a tutti, li ha già detti lui, i pilastri di questa squadra. Mi ero preparato un discorso per questa occasione, era un discorso che riguardava un po' certe scelte mie del futuro. L'ho buttato via, o meglio, l'ho archiviato, l'ho messo in una busta che aprirò a metà ottobre, perché oggi voglio invece festeggiare la nuova Miss Italia, voglio festeggiare la nostra complessiva 15ª edizione del concorso in Rai,
e lo faccio facendo delle considerazioni a braccio, non ho preparato nulla. La prima è la seguente, gli ascolti di questo anno in assoluto credo siano al secondo o al terzo posto degli ascolti di questi 15 anni. Diciamo che 5 anni fa ci avremmo messo 700 firme a serata. Poi un'altra cosa che volevo dire è questa. Mentre nelle prime due serate, non voglio naturalmente contraddire De Andrés, che è un pilastro della RAI ed è uno di quegli uomini RAI per i quali vale la pena anche di ripensare alle decisioni già prese, voglio fare una considerazione con voi, e la faccio perché so che siete stati qui e siete stati molto attenti, ci avete anche messo sulla griglia i primi giorni. Allora, la sorpresa dell'ascolto del primo giorno, meno 6. Il secondo giorno, meno 3, meglio. Il terzo giorno, tutti si aspettavano, si torna su perché i primi due programmi non funzionavano, il terzo invece funziona perché è spettacolo, la grande moda, i grandi ospiti, il grande ritmo, finisce anche un po' prima, quindi farà un grande ascolto. Meno 6, ecco la grande novità, meno 6 anche sulla moda. Arriva la serata finale, grandi ospiti, i due super big come presidenti, serata ritenuta da tutti estremamente divertente, spettacolare, nel contesto di Miss Italia naturalmente, meno 5. Allora, dico, nel mondo cinematografico io penso che un regista andrebbe a cercare delle cause divertenti per cui improvvisamente a un programma televisivo saltano via una media di 5 punti a puntata, improvvisamente, quasi come se qualcuno avesse detto beh quest'anno diamogli un po' di meno, come se qualcuno avesse abbassato o chiuso un rubinetto. Può anche darsi che un 5% del pubblico, tra l'altro le famiglie Auditel sono cambiate da poco tempo, magari proprio un 5% di quelle famiglie non vuol vedere Miss Italia. Non la vedo una cosa così grave come era i primi giorni, perché i primi giorni sembrava sbagliata la formula. E invece no, è evidentemente che c'è questo 5% che forse non vuole seguire il concorso, ma tutti gli altri ci sono, tutti gli altri sono rimasti, tutti gli altri hanno apprezzato, tutti gli altri hanno fatto il tifo per le miss, le hanno seguite con affetto, con comprensione. Stamattina sentivo i commenti, sì, no, chi faceva il tifo per lei, chi faceva il tifo per le altre ragazze, come peraltro è tradizione di questo concorso. Quindi io, non è questo per difendere il lavoro fatto, anche perché il lavoro meglio di così non lo potevamo fare, non sappiamo farlo, per cui non c'è neanche bisogno di difenderlo, però voglio dire che quel grido di allarme secondo me è ingiustificato, almeno sulla qualità del prodotto delle prime due puntate. Detto ciò, è naturale che tutto si può fare meglio, nel senso che avendo il tempo per lavorare, noi abbiamo impostato tutto questo, lo abbiamo già detto l'altro giorno, in soli 2 mesi, perché c'è una situazione di emergenza della quale non ha colpa nessuno, ecco, avendo il tempo per farlo c'è la possibilità di rimettere le mani. Ma, ed ecco il motivo per cui ieri sera mi sono permesso in diretta di fare un in bocca al lupo a chi farà questo lavoro e di chiedere, non polemicamente ma con una domanda retorica, che ne sarà di Miss Italia in televisione. Perché? Perché il direttore del Noce ieri ha fatto delle dichiarazioni che dal suo punto di vista, lui è un pragmatico ed è uno molto coraggioso, e io per questo motivo lo stimo molto, ha detto bisogna cambiare tutto. E io quindi, ecco perché ieri sera ho salutato i telespettatori di Miss Italia, perché rimango un affezionato di questo concorso, farò sempre il tifo, ma non sono di questa idea, cioè non condivido il fatto che in un programma che funzioni e che ha avuto una lieve flessione, e sono tanti altri programmi che hanno avuto gravi flessioni che però continuano ad andare in onda con onori e gloria, attenzione bene, ecco, io credo invece che non sono d'accordo, per cui senza polemica io mi faccio da parte, perché non sono dell'avviso di dover cambiare radicalmente, e quindi è un lavoro che non voglio fare, non mi piace farlo, quindi lo farà qualcun altro. Io faccio un grande in bocca al lupo a chi lo farà. Naturalmente, se invece dovesse saltare fuori che questo rinnovamento è fatto, dovrà essere fatto nel segno della tradizione, cioè migliorare e di molto, lavorando
con una squadra formata già da dicembre su quello che è stato il meglio di quest'anno e rimettendoci le mani, ma anche nel concorso, perché anche il concorso naturalmente dovrà stare al passo coi tempi. Può darsi anche che io ci possa ripensare, ma dipende naturalmente da una scelta tattica riguardante i contenuti del programma. Quindi nessuna polemica, anzi complimenti a Del Noce per il coraggio che dimostra nel voler cambiare, che è un modo di affrontare la realtà delle cose che va elogiata, però naturalmente bisogna avere, ecco, lui ha il coraggio di cambiare, io ho il coraggio di scendere da una macchina che ho amato molto, ma insomma non è che non devo guidarla per forza, ecco, quindi sono grato naturalmente in testa a Enzo Merigliani, perché Enzo mi ha dato la possibilità in 15 anni, ed è stato forse l'unico programma in cui ho avuto questa possibilità, di avere un'autonomia di gestione, cioè si è fidato di me e della squadra di autori, e credo che per un artista o per uno che fa il nostro lavoro questa sia la cosa più bella e più importante nel fare il proprio mestiere. Quindi grazie a Enzo per questo, grazie per la fiducia, grazie a Patrizia che poi nel tempo è subentrata, grazie a Salso Maggiore Terme che è diventata una mia seconda o terza patria, l'Emilia lo era già e quindi diciamo Salso Maggiore lo è diventata. Rimarrò tifoso di Miss Italia, può darsi pure che io rientri, non è che, però diciamo al momento io credo che sia giusto e doveroso di fronte a una scelta operarne immediatamente un'altra. Voglio concludere facendo l'in bocca al lupo a questa Miss Italia, con una ragazza bella e molto dolce. Ecco, io le auguro tutte le cose migliori, come però voglio augurarle anche alle altre ragazze, perché sono tutte ragazze meritevoli, ognuna per proprio conto, e spero che abbiano il vento della fortuna che soffia alle loro spalle. Quindi auguri a tutte voi ragazze, e porterò sempre dei bellissimi ricordi di Miss Italia, e probabilmente faremo qualcosa anche di alternativo nel campo dello spettacolo su questo concorso, fatto con amore, e amore non significa essere buonisti, significa semplicemente mettere entusiasmo nelle cose che si fanno. Grazie. Grazie a Fabrizio, perché ha detto delle cose molto importanti, non solo per il concorso ma per la nostra città. Quando qualcuno definisce una persona così, uso questo termine perché sono un po' di campagna e non riesco, di mondo, dice che ha trovato una seconda patria, vuol dire tanto anche per noi che facciamo di mestiere l'ospitalità. E questo c'è un dato poi estremamente nuovo e positivo, grazie a Patrizia Merigliani e a Enzo, che ringrazio, con De Andrés, con la signora Simonetta, con Lauro e con anche l'assessore Cupola, Maurizio Candi, questo, l'assessore Cupola. Dico, il villaggio, 80.000 presenze in tutto il periodo, ed è una grossa novità positiva che testimonia dell'amore per la città di questi nostri amici. Patrizia, Enzo, Fabrizio, sì. De Andrés, Simonetta, tutti quanti. Vorremmo che tutte queste sinergie effettivamente potessero essere confermate per confezionare nuovi successi, se mai ne abbiamo bisogno. In tutti i casi voglio dire qui a Fabrizio che qualunque fosse la sua decisione in futuro, noi vorremmo comunque averlo qui, in qualsiasi periodo dell'anno, a fare qualsiasi cosa. Questo vale per tutti. C'è un posto in comune, insieme a Miss Italia, naturalmente. Ecco. Ma non per piaggeria, è proprio per sottolineare che in questi rapporti consolidati negli anni si sono formate non solo delle collaborazioni e delle amicizie, i successi si hanno anche sulle collaborazioni. Sì, bravissimo. Ah, eccolo. Bravo. Sì, è vero, bravo, bravo. Ore di attesa per Fabrizio, che adesso no, ti chiamano, però grazie, no, sei molto disponibile, anzi. Vabbè, ci mancherebbe altro. Sono così cortesi, tutti così gentili, che diciamo, non si potrebbe essere diversamente.
Allora, esperienza ormai decennale o quanto di Miss Italia? Questo è il nono anno consecutivo, ormai insomma mi sento quasi di casa qui a Sasso Maggiore. Quindi una città che ti piace, ti trovi bene? Molto, molto, tutti molto affettuosi, accogliente, sono 9 anni che ogni anno che vengo qui dico quest'anno faccio le cure, poi purtroppo non ho mai il tempo perché per cercare di fare bene la trasmissione mi dedico solo a quello. E si dorme pure poco, ma insomma è un'esperienza bella e poi alla fine dei conti vola via velocissima. L'area di Sasso Maggiore quindi è diversa dall'area di Atlanta su cui c'è stata una qualche polemica? No, beh, polemiche le hanno fatte alcuni giornalisti sportivi che da casa non si rendono conto dei problemi che ci sono a stare proprio in quel tipo di avventura che è stata l'Olimpiade di Atlanta. Si era lì a casa Italia, si era fuori dal mondo nel villaggio olimpico, era tutto bloccato, non ci si poteva muovere, gli ospiti più delle volte non arrivavano e quindi ci si è trovati in difficoltà insolite. Nei programmi che facciamo normalmente gli ospiti quando dicono che vengono poi arrivano. Se dovessi invece ricordare una cosa bella di Atlanta, cosa ricorderesti? No, ma mi ricordo il fatto che avendo avuto lo scoramento dopo le prime 3 puntate, avendo paura di non essere in grado di fare un buon prodotto, invece siamo riusciti poi a organizzarci meglio ed è stato un lavoro fatto in grave difficoltà e quando riesci a uscire fuori da situazioni precarie sei anche soddisfatto di aver avuto la forza di farcela. Adesso di questi giorni la notizia è che Santoro abbandona la Rai, Paolo Bonolis fa l'ultima trasmissione, Frizzi invece resiste? Ma io resisto non solo per contratto, perché è un contratto lungo, peraltro anche quella comunque è una scelta, io ho sempre scelto di restare in Rai anche quando ho avuto delle buone offerte, quello diciamo sono scelte di mercato, perché sono nato e cresciuto in Rai e fino adesso non ho avuto motivi per andarmene, se non magari i soldi che però non sono sempre un buon motivo. L'importante è essere a proprio agio e io in Rai mi sono trovato sempre bene, spero di essere messo in condizione di rimanere sempre, comunque fino al 98 sto a casa mia, poi vediamo insomma. Quest'inverno cosa farai? Ma intanto vorrei fare bene questo programma, perché Miss Italia appunto è un programma che mi ha portato fortuna nella mia carriera, è una bella gara, un bel gioco di fine estate, e ha avuto un'estate di accostamenti delicati perché è stata un'estate senza molto pudore sui giornali che hanno riportato un po' troppe pagine, come dire, sporche della vita di tutti i giorni e in tutte le maniere è stato cercato di abbinare certe sporcizie a qualunque tipo di manifestazione di bellezza e questa invece è una manifestazione bella, pulita, il patron è una persona che ci tiene in maniera particolare e l'ha difesa sempre con i denti, io per questo lo stimo molto, noi naturalmente ci curiamo solo della parte televisiva e cerchiamo di farla con la stessa eleganza e classe che il concorso merita da sempre. Miriani dice appunto che Miss Italia deve essere la ragazza della porta accanto per dare appunto questa immagine di semplicità e dice che anche i presentatori devono essere delle persone che hanno questa immagine di semplicità, quindi tu sei adatto. Ma io credo che non ci sia un merito particolare nel fatto che questo concorso sia diventato negli ultimi anni un grande successo anche televisivo. Credo soltanto che sia un concorso di bellezza che si avvicina alle famiglie, le coinvolge in un grande gioco e non è come è sempre stato visto il concorso di bellezza uno spettacolo per voyeur o per guardoni. Le ragazze giocano in maniera pulita e è un gioco tenero, affettuoso e veramente le ragazze vengono guardate come le vicine della porta accanto, quelle ragazze che vedi un po' come le sorelline con le quali cresci o che hai sempre visto perché le hai viste nascere. È un rapporto affettuoso, ecco, è un rapporto affettuoso e Miriani in questo senso ha colto il senso di la volontà di dei buoni sentimenti che comunque c'è nel nostro paese. Buon lavoro, ci rivedremo in questi giorni. Grazie per la pazienza. Ciao. Arrivederci.